Buonasera a tutti, bentrovati. Tra qualche istante incominceremo il nostro webinar. E i relatori sono quasi pronti. Aspettiamo qualche minuto ancora per consentire ai tanti che si sono iscritti e che ringrazio della loro partecipazione di poter connettersi e quindi partecipare al webinar. Io sono Ettore Ruggero di Artes Academy, la nostra rete di turismo esperienziale in Italia, che ha il piacere di dialogare con voi con questo strumento del webinar che intende fare un po' di cultura dell'innovazione sul turismo e per il turismo, per gli operatori del turismo, consapevoli che stiamo parlando di una potenzialità enorme per lo sviluppo dei nostri territori. Ci piace farlo secondo la nostra filosofia, che è quella della responsabilità sociale, della sostenibilità dell'offerta turistica, e oggi siamo molto lieti di poter affrontare questo tema che vedremo in dettaglio cosa comporta. Qualche minuto ancora approfitto per dare delle indicazioni. Vi consiglio di tenere il pannello di controllo alla destra del vostro teleschermo. C'è la possibilità da parte di tutti di poter interagire con il sottoscritto inviando dei messaggi se c'è qualche problema relativo alla corretta percezione. Adesso faremo qualche prova comunque. E tutti quanti voi potete, spero, ascoltare e vederci in video e condividere le slide dei relatori e poter intervenire. Raggrupperemo domande o brevi interventi nella seconda parte del webinar cliccando l'icona alla sinistra del pannello di controllo, l'icona di una manina. Cliccando la manina, qualcuno può fare già la prova adesso, chiede di poter intervenire e quindi io do loro la parola. Se sono stato chiaro, se qualcuno vuole intervenire adesso, così proviamo che l'ascolto e la visione sia corretta, potete cliccare la manina e io vi apro l'audio, e quindi siete abilitati a parlare. Allora c'è Francesco Liuti, attivo Francesco. Buonasera Francesco. Ciao Ettore, tutto bene? Sì, ti sentiamo abbastanza bene. Tu ci vedi e ci ascolti bene? Perfetto, Ok, buon webinar, a dopo. grazie, grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vediamo Francesco Bucellato. Buonasera Francesco, se vuoi intervenire, ci dici da dove chiami e se ci vedi e ci senti correttamente. Ciao, sono Francesco. Attualmente vedo soltanto il tuo viso, non riesco a vedere il resto della presentazione. E adesso, non appena gli esperti l'attiveranno, avrai possibilità di vedere appunto le slide oggetto dell'incontro. Io sono italiano, ma adesso abito e risiedo in Svizzera e sono un vignaiolo, però in Piemonte, e quindi sono abbastanza interessato. Bene, molte grazie e a dopo. Vado. Qualcun altro che vuole intervenire? Così anche proviamo se tutto quanto è ok. Ci accertiamo che vediamo Fabio Casano. Fabio, vuoi intervenire? Buonasera, da dove ci segui? Sì, semplicemente per un saluto e per testare il sistema, vi vedo e vi ascolto perfettamente. Vi chiamo dall'isola di Pantelleria, diventata parco nazionale da un paio d'anni, quindi mi occupo, sono responsabile di un tour operator incoming su Pantelleria, quindi l'argomento mi interessava parecchio. Molto bene, grazie. E allora ancora proviamo qualcun altro, se vuole. Grazie Fabio. Quindi sapete ormai pian piano è chiaro come poter chiedere la parola ed intervenire. Lamberto ci dice che ci segue per bene, anche Silvi Scala, quindi grazie. Ancora proviamo un altro paio di persone, dopodiché direi che possiamo iniziare. L'argomento
Luca ci dice che ci segue, grazie ancora. E allora, io direi che a questo punto possiamo incominciare e invito Stefania e Gianfranco a collegarsi in modo tale da poter avviare il webinar. Buonasera Stefania, buonasera Gianfranco. Gianfranco dovrebbe, non lo vediamo ancora, e allora dovrebbe collegarsi a momenti. E allora incominciamo questo nostro webinar. L'abbiamo presentato come un'occasione per capire meglio questa sorta di congiunzione astrale. Poi oggi è primavera, non c'era, è il primo webinar di primavera, quindi siamo molto felici che abbia tema la natura. Dicevamo, ci sembrava interessante dialogare con due esperti del settore su questa congiunzione tra il grande interesse e la grande attenzione che sempre più riveste il turismo e la natura, questo binomio turismo-natura, turismo-naturalistico, e il turismo esperienziale, di cui la nostra associazione si fa un po' promotrice in tutta Italia. Ci sono dei trend molto interessanti che ovviamente rispecchiano sempre di più quella che è la domanda del consumatore internazionale e nazionale. Allora, ci tenevamo e ringraziamo per la disponibilità ad avere la massima autorità, tra virgolette, se possiamo dire, sui parchi e le aree naturalistiche, che è la Federazione Europea, ed è con noi Stefania, che è un'italiana, peraltro anche mia corregionale, quindi sono particolarmente contento che sia con noi. Io sono qui a Bari e vi do il benvenuto da parte di tutto lo staff attesa a questo nostro webinar. E allora una breve presentazione di Stefania e poi Gianfranco avrà modo di presentarsi anche lui. Buonasera a tutti, spero che riuscite a sentirmi bene. Io sono Molto Stefania. Bene. Perfetto, io sono Stefania Petrosillo, lavoro per Europark Federation a Bruxelles, come si vede dal muro qui dietro. Lavoro qui a Bruxelles nell'ufficio di rappresentanza della Federazione Europark, che è appunto l'organizzazione che riunisce tutte le aree protette europee, parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette, Natura 2000, eccetera. Il lavoro che svolgo io qui a Bruxelles è di mantenere soprattutto le relazioni con le istituzioni europee e con le altre organizzazioni che hanno sede o un ufficio di rappresentanza qui a Bruxelles su tutte le politiche che riguardano le aree protette, dall'ambiente ovviamente, quindi dalla biodiversità alla natura, ma anche turismo, agricoltura, salute e così via. E mi sono anche poi occupata specificamente di turismo negli anni precedenti alla mia venuta qui, perché dal 2008 al 2015 sono stata la responsabile della Carta Europea del Turismo Sostenibile per Federparchi, che è la Federazione Italiana delle Aree Protette e che è anche sezione italiana di Europark. Molto bene. Vediamo se Gianfranco è in collegamento. Gianfranco, ci senti? Buonasera, benvenuto. Il microfono? Puoi accendere il microfono? Ok, adesso mi sentite? Perfetto, okay, bene. Buonasera, grazie di essere con noi. Sì, grazie. Sono il direttore del Parco Regionale delle Dune Costiere, un parco che si trova in Puglia, nel territorio comunale di Ustuni e Fasano, interessa 8 chilometri di costa, quindi viviamo un turismo balneare classico, come dire, come tutte le aree costiere nella zona della Puglia, però ha sperimentato in questi anni forme di turismo sostenibile, soprattutto nella valorizzazione delle aree interne, perché il parco interessa anche ampie aree rurali dell'entroterra, con masserie storiche, e frantoi ipogei, oliveti monumentali, e poi abbiamo dei centri visite nella zona interna, all'interno di una ex casa cantoniera dell'ANAS, in una vecchia stazione ferroviaria, e quindi praticamente ciò che abbiamo sviluppato in questi anni, il coinvolgimento della comunità locale, degli operatori turistici, soprattutto verso forme di fruizione sostenibile del territorio, a cominciare dalla mobilità
e dall'accessibilità all'interno dello stesso. Bene, non dirci tutto adesso, sarà interessante ascoltare le vostre esperienze. Io do un benvenuto a tutti, molti si stanno ancora collegando e ricordo che anche ai relatori, che siamo un pubblico come al solito abbastanza eterogeneo, molti di voi si occupano del settore ospitalità, altri sono guide o accompagnatori turistici, altri ancora vogliono mettere in campo le loro competenze per sviluppare iniziative e servizi per la valorizzazione del turismo locale, in particolare del turismo della natura. Molti si occupano di promozione dei territori con le loro risorse naturalistiche e ovviamente il tema è anche interessante per molti di voi, perché si tratta un po' di capire come attirare target e tipologie di turisti, ovviamente per noi in Italia particolarmente interessanti se vengono da altre aree, quindi l'idea di ovviamente potenziare i cosiddetti i viaggiatori e i turisti, oltre che gli escursionisti che sono quelli un po' che provengono dall'area più territorialmente più vicina. E allora partiamo con Stefania, e condividerà con noi delle slide, e ricordo quanti si fossero messi in collegamento adesso e poi sarà possibile fare delle domande, e quindi basterà cliccare l'iconcina della manina per prenotarsi e io darò la parola in ordine di prenotazione. Grazie Stefania. Grazie a voi e grazie di nuovo per l'invito. Ovviamente ci fa sempre molto piacere poter condividere in tutte le occasioni possibili quella che è la nostra esperienza e l'esperienza dei parchi che sono i nostri soci, ovviamente. Quindi grazie a tutti per il vostro interesse. Adesso io proverò a condividere con voi il mio schermo, così vi presento alcune slide. È visibile? Ok, perfetto, vai. Benissimo, allora adesso tolgo. Ok, benissimo. Dunque, io parlerò di uno strumento che Europark ha creato, ha immaginato e sta promuovendo da molti anni, che è la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette. Lavorare in partenariato è un po' il nostro slogan, infatti, di questo strumento. Due parole, anche se ho già detto che cos'è Europark. Europark è l'organizzazione delle aree protette in Europa. I nostri soci sono circa 400 enti responsabili di migliaia di aree protette in 36 paesi. Tenete presente che abbiamo, in alcuni casi come l'Italia, i nostri soci sono direttamente gli enti di gestione dei parchi, ma in altri, come in Spagna, possono essere le regioni, quindi che a loro volta poi gestiscono moltissime aree protette al loro interno, oppure anche enti nazionali dei ministeri dell'ambiente come in Estonia e così via. Quindi è un panorama di soci abbastanza variegato. Hanno in comune l'obiettivo di proteggere l'eccezionale varietà europea in termini di fauna, habitat, paesaggi, flora e così via. La domanda importante che Europark si è fatta e si fa è: rispetto ai nostri territori, è davvero impossibile conciliare la conservazione e il turismo? Sono davvero due settori, due obiettivi che possono o no trovare un'alleanza, appunto. È possibile lavorare affinché la conservazione della natura e il turismo siano alleati? Infatti questo è il punto, cioè creare un'alleanza. Ma come? Allora, secondo noi
si è partiti da una riflessione generale che diceva: prima di tutto è necessario una maggiore comunicazione e un ascolto reciproco tra i vari settori, cioè tra chi si occupa di turismo e chi si occupa di conservazione della natura. E ricordo sempre in questa slide che comunicare significa anche ascoltare, cosa che non sempre, ahimè, soprattutto nei nostri tempi, è tenuto in adeguata considerazione. Dopodiché un altro punto assolutamente fondamentale, soprattutto nel settore del turismo, è quello di riuscire ad avere una visione comune e delle azioni coordinate. Credo che sia esperienza di tutti noi, immagino di tutti quelli che ci stanno sentendo, e che sul territorio siamo sempre di fronte a tantissime azioni, anche molto interessanti, iniziative, promozioni e così via, che vanno però in tutte le direzioni possibili e immaginabili. A volte manca proprio un'unica visione e un po' una via comune che chiaramente lasci spazio alle azioni e alla libera volontà e interpretazione e di ognuno, di ogni soggetto coinvolto, ma che in qualche maniera però parli e sia coordinato con quello che fanno gli altri. Sempre per riuscire a trovare questa alleanza tra turismo e conservazione della natura è necessario un grande impegno quindi un crederci che deve essere sia a livello personale e sia a livello istituzionale inteso sia istituzioni pubbliche ovviamente e anche enti privati. Stiamo comunque parlando di sviluppo sostenibile, ma sviluppo, quindi siamo tutti d'accordo che dobbiamo lavorare affinché ci sia una crescita sostenibile, certamente, ma che ci sia una certa prosperità, soprattutto per le comunità locali e per gli operatori che lavorano su questi territori. Ma contemporaneamente stiamo anche parlando di prendersi cura del nostro pianeta, in qualche maniera, quindi di un po' di amore, di responsabilità. E io ci tengo molto a questo concetto perché quando, come ho detto inizialmente, lavoravo proprio sulla carta in Italia, ho avuto la possibilità di incontrare tantissimi operatori turistici che lavorano nei parchi, quindi privati, aziende private, che hanno tra le loro motivazioni certamente quella di fare business, perché ovviamente sono delle imprese, sono dei privati, hanno la motivazione di guadagnare e questo è più che giusto, ma non è l'unico motore, c'è molto molto spesso anche tantissimo amore per il territorio dove operano e io penso che questa cosa sia estremamente bella e sia un punto in comune su cui effettivamente si può stabilire un grandissimo dialogo. Con questo quadro generale, quindi Europark ha pensato che una possibile risposta per aiutare chi vuole lavorare a creare questa alleanza tra turismo e conservazione della natura è questa carta del turismo sostenibile nelle aree protette, che è appunto uno strumento pratico di gestione per aiutare gli enti di gestione delle aree protette a sviluppare il turismo in modo sostenibile sul loro territorio. Storicamente tutto parte dagli anni 90, quando vi ricorderete Convenzione di Rio, si parlava tantissimo di biodiversità, si cominciava a parlare di natura, e c'erano tantissime prime pubblicazioni in quegli anni e un gruppo di lavoro di Europark cominciò a riflettere proprio sugli effetti del turismo nelle aree protette, pubblicando questo interessantissimo rapporto che ha un titolo molto parlante: Amarli da morire. Cosa vuol dire? Vuol dire che il turismo ama così tanto certi territori da rischiare di distruggerli, per cui è un tipo di amore che va in qualche maniera gestito, ovviamente, anche un po' limitato in qualche modo, altrimenti si finisce per distruggere effettivamente l'oggetto del proprio amore, quindi il turismo finisce per distruggere, può distruggere il territorio dove opera. In quegli anni, quindi, la Federazione Europark presentò un progetto LIFE che venne approvato dall'Unione Europea e quindi con un gruppo di parchi
rappresentanti del settore turistico e rappresentanti di organizzazioni internazionali del turismo e dell'ambiente lavorarono per un certo numero di anni per creare quello che poi è diventato appunto lo strumento della carta. I primi parchi che hanno cominciato a usare questo strumento e sono stati poi certificati con la carta, adesso poi vi spiegherò esattamente cosa vuol dire, nel 2001 erano 7. Oggi siamo arrivati a 164 aree protette in 20 paesi europei. Come vedete, ci sono anche i paesi francesi d'oltremare, è veramente un panorama estremamente vario di aree protette di ogni tipo che considerano questo strumento utile per gestire al meglio il turismo sul loro territorio. Che cos'è quindi la carta? La carta è uno strumento, come dicevo, ma è una certificazione, continuiamo a usare questa parola in maniera per spiegarci, però poi necessita sempre di qualche chiarimento, perché avere la carta significa essere impegnati in un percorso, non necessariamente significa aver raggiunto uno standard di sostenibilità. Questo perché è uno strumento, ripeto, la carta di gestione, quindi uno strumento che aiuta la governance delle aree protette e che può essere usato da qualunque parco a qualunque livello, esso sia rispetto alla sostenibilità. Quindi può iniziare o può essere già un magnifico esempio di azioni sostenibili. Quello che è importante è che la carta, che il parco con la carta e i suoi partner sono impegnati in un processo di miglioramento. La carta ha tre step, o meglio, ha tre lati, diciamo, che coinvolgono tre soggetti diversi, ovviamente collegati tra loro. La prima fase, il primo step, è quello destinato proprio al parco. L'area protetta che decide di diventare una destinazione sostenibile, quindi lancia questo percorso che poi vi spiegherò in dettaglio in che consiste. E perché lo fa? Perché considera che attraverso questo strumento può ottenere dei benefici dal punto di vista economico, sociale e ambientale, misurabili. Può, e questo è molto importante, creare delle relazioni più forti con tutte le parti interessate al turismo a livello locale e può sicuramente essere collegata con tutta una rete di altri parchi europei che utilizzano lo stesso strumento e quindi avere questo sguardo europeo e questa condivisione di esperienze. Il secondo step è quello che riguarda invece le imprese locali che lavorano nel parco o vicino al parco. Questo immagino sia un punto che può interessare molti dei partecipanti, se ho capito bene, perché si tratta appunto di imprese private che decidono di impegnarsi insieme al loro parco per portare avanti delle attività di sostenibilità. E perché un'azienda può decidere di impegnarsi in questo senso? Perché questo gli consente di avere un coinvolgimento, un rapporto più stretto con l'autorità dell'area protetta. Poi ha sicuramente il diritto di usare il logo della carta, una maggiore visibilità sui siti web legati alla carta. Può accedere a delle grandi opportunità di formazione, di marketing, entra in collegamento anch'essa con altre imprese riconosciute della carta e può anche avere in qualche maniera più facilmente accesso a progetti e a finanziamenti. Questa cosa è molto importante da precisare, però la carta non dà di per sé soldi in qualche modo, ma crea le condizioni attraverso questo partenariato e questo lavoro insieme ad altri soggetti, crea le condizioni per presentare progetti più forti, progetti migliori, per avere più informazioni su dove possono essere fondi disponibili e così via. Infine, il terzo step è la carta per i tour operators, cioè per quegli operatori turistici che lavorano fuori dall'area protetta, ma che portano i turisti nell'area protetta. E anche qui si tratta di
entrare in questa rete perché si è in una rete europea, perché c'è sicuramente la possibilità di sviluppare nuove vie di impresa, migliorare la qualità dei propri prodotti e aumentare la soddisfazione dei visitatori. Va specificato che quest'ultimo step è attualmente ancora un po' in una fase non proprio pilota, però lo stiamo sviluppando, e finora soprattutto in Francia e in Spagna hanno cominciato a lavorare di più sulla certificazione dei tour operators, mentre gli altri due step sono abbastanza diffusi in tutta Europa. Forse il secondo step è quello sugli operatori turistici locali. Abbiamo degli operatori certificati in Francia, moltissimi in Spagna, alcuni in Italia, e poi Gianfranco vi racconterà qualcosa in merito, e poi in altre esperienze in qualche altro paese. Ma è anche lì una rete che sta crescendo. Molto rapidamente, perché ovviamente la carta è un po' complessa, però per capire di che cosa stiamo parlando. Questo strumento si basa su 5 principi. La priorità è la protezione della natura. Dopodiché però c'è anche la contribuzione allo sviluppo sostenibile. C'è il coinvolgimento di tutte le parti interessate, quindi è un rapporto partecipativo. La pianificazione è molto importante e il discorso del miglioramento continuo. Le componenti sono un forum, cioè il parco, che è l'attore che lancia il percorso, crea un forum, quindi un tavolo di lavoro con tutte le persone, rappresentanti di enti pubblici, la regione, l'assessorato al turismo, l'assessorato all'ambiente, il comune e così via, privati, il singolo albergatore, l'associazione di albergatori e così via, ma anche le associazioni ambientaliste, insomma tutti i soggetti che in qualche maniera vogliono partecipare, hanno qualcosa da dire, hanno degli interessi sul settore, insieme studiano una strategia e un piano d'azione comune per 5 anni, in cui ognuno si impegna a fare qualcosa in una visione congiunta, ricordate la slide della freccia. Periodicamente poi ci sono delle valutazioni fatte da Europark, c'è un monitoraggio e una revisione continua della strategia del piano d'azione, che tra l'altro sono basati su un'analisi di quale sia la situazione locale sul territorio, quindi quali sono effettivamente i bisogni, il tutto ovviamente sempre strutturato su un rapporto molto forte di partenariato e di comunicazione. Il piano d'azione prevede una serie di azioni che, come dicevo, sono ogni persona, ogni soggetto del forum si impegna a fare, ognuno all'interno delle sue specificità, devono riguardare un po' tutti questi settori, quindi la protezione, il supporto della conservazione attraverso il turismo, perché ricordiamoci che qui parliamo non soltanto di diminuire l'impatto del turismo sul territorio, ma anche di fare in modo che il turismo aiuti la conservazione, quindi studiare delle azioni concrete per cui chi fa turismo su quel territorio in realtà aiuta a conservarlo. Poi ci sono tutta una serie di altre azioni, adesso non entro tanto nel merito, ma comunque sicuramente la riduzione dell'impronta ecologica, l'inquinamento, sempre un discorso di qualità, è molto importante lavorare sulla qualità, sulla soddisfazione dei visitatori, anche di visitatori con necessità specifiche, quindi l'accessibilità, tutto il discorso della comunicazione, la questione sociale, perché un grande tema molto importante per la carta è l'impatto che il turismo ha sulla comunità locale che non lavora nel turismo, ma che in qualche maniera lo subisce, e quindi anche tutte le tematiche di gestione dei conflitti e di attenzione a che il turismo non crei troppi problemi, anzi favorisca la popolazione locale che non è strettamente quella che lavora sul turismo stesso, come dicevo. Quindi ci deve essere sicuramente un modo per creare una prosperità generale della comunità, poi azioni di formazione, capacity building, il monitoraggio continuo e poi anche azioni che servono un po' a raccontarsi gli uni agli altri, a raccontare all'esterno quali sono le azioni che il parco e i suoi partner stanno portando avanti con la carta.
Per quanto riguarda poi specificamente quello che faccio io qui a Bruxelles, oggi io promuovo il lavoro che fanno i parchi a livello turistico in tutte le varie situazioni in cui si parla di turismo qui a Bruxelles, e poi in particolare abbiamo un bellissimo rapporto col Parlamento europeo che ci ospita ogni anno quando c'è il momento della cerimonia annuale di certificazione, di consegna del certificato della carta o ai nuovi parchi che hanno raggiunto la rete oppure ai parchi che vengono rivalutati ogni 5 anni. Finisco dicendo 2 cose. Uno, che la carta è un processo, quindi è qualcosa in continua evoluzione e lo vediamo continuamente. Ed è un processo in cui Europark è solo uno dei vari attori ovviamente coinvolti, ma gli attori principali sono chi poi lavora sul terreno. E l'altra cosa molto importante è che la carta di per sé può essere una cosa assolutamente molto interessante, può essere una cosa assolutamente inutile, può essere anche una cosa negativa, perché può creare aspettative che poi non vengono mantenute. Quindi bisogna in qualche maniera gestire bene questo strumento. Quindi, come dimostra questo disegnino, se sappiamo usare bene il martello possiamo ottenere degli ottimi risultati, altrimenti rischiamo solo di farci male. Per terminare, quindi lo slogan per noi è che il turismo deve essere buono per i parchi, buono per le persone. Sul nostro sito di Europark trovate tantissime informazioni, la lista dei parchi, i certificati, tutti i contatti dei miei colleghi che si occupano specificamente della carta, e poi anche a livello nazionale, perché immagino poi sarà interessante per voi anche collegarvi in questo caso per l'Italia con Federparchi. E comunque trovate anche il mio contatto, la mia mail, perché sono ovviamente a disposizione di qualunque domanda, al di là di quelle che mi farete adesso nel seminario. Grazie mille. Grazie a te Stefania. Vediamo, siccome è importante cercare di capire con un piccolo sondaggio quanti di noi hanno già interagito con enti che gestiscono i parchi e le aree naturali per promuovere iniziative di interesse turistico. Se vi chiedo di rispondere a questa domanda semplicissima, così abbiamo un'idea, perché come diceva Stefania, probabilmente molte cose possono nascere proprio dall'ascolto reciproco, da un contatto e soprattutto poi con quei parchi che hanno attivato o hanno già la certificazione dell'agenda, ovvero sono in un percorso di questo tipo e che quindi dovrebbero avere tutto l'interesse e la volontà di coinvolgere la comunità locale, gli attori, i protagonisti del territorio, anche quelli che si occupano di turismo. Se tutti Qualcun altro se vuol rispondere, non tutti hanno votato, so che ormai le elezioni sono passate, ma se qualcun altro vuole esprimere un suo parere, chiudiamo qui il sondaggio, lo condividiamo insieme e questi un po' sono i dati. Devo dire, sono dati che lasciano intendere che moltissimi di noi probabilmente hanno la necessità proprio di entrare in contatto con chi ha la responsabilità della gestione delle aree naturalistiche o dei parchi del proprio territorio. Solo pochi, meno di un terzo, hanno confidenza con i loro parchi naturali. Non so se ne facciamo un altro di sondaggio che ci consente di entrare nel vivo della interazione con i parchi e le aree naturali. Diceva molto opportunamente Stefania che la carta dà la possibilità di concorrere al turismo sostenibile nel parco e secondo diverse modalità, ma che cosa chiederemmo noi, i 3/4 delle persone o quelli che
il 30% che ha detto essere in qualche modo in collegamento con i parchi. Che cosa è interessato a fare con loro? Cosa è interessato ad avere? Un supporto organizzativo, uno promozionale? Potete anche rispondere più di una risposta a questa domanda. Vediamo se completate tutti quanti la votazione, in modo tale poi da condividerle insieme. E quindi a questo punto io chiederò a Stefania un breve commento di questi due sondaggi, per poi passare la parola a Gianfranco, che potrà partire anche da sue considerazioni su queste. Sarei molto felice di commentarli, scusami ma non riesco a vederli, ho qualche difficoltà sullo schermo, per cui... Allora, abbiamo chiuso la seconda... Allora, il primo sondaggio, solo il 28% ha avuto a che fare con parchi e enti che gestiscono aree e parchi naturali, e il più del 55% era molto interessato invece ad avere questo rapporto, e gli altri hanno risposto che appunto non hanno mai avuto a che fare. Invece per le finalità per le quali saremmo interessati a interagire con parchi ed aree naturali, scusate qui l'errore, per un 17% per avere un supporto organizzativo e logistico, per un 17% per avere supporto promozionale, un 88% per collaborare alla realizzazione di iniziative per turisti e un 8% per supporto finanziario, supporto 4% residuo di altro. E allora, un breve commento da parte dei due relatori. Stefania ovviamente sarà con noi sino alla fine per tutte le domande che vorremmo anche rivolgerle. Certo. Prego Stefania. Sì, molto volentieri. Ecco, trovo molto interessante il fatto che ci sia questa percentuale non altissima, è alta ma non altissima, di soggetti che hanno a che fare con i parchi. Adesso io non so però chi sono quelli che hanno risposto, ma immagino, anche nella mia esperienza, anche come turista, mi è successo spessissimo di partecipare a delle iniziative, delle passeggiate, delle escursioni, dei viaggi organizzati in parchi con soggetti che non avevano mai parlato con l'ente di gestione del parco, e contemporaneamente parchi che sanno vagamente che sul loro territorio vengono organizzate delle cose ma non ne hanno informazioni dirette. Quindi sicuramente il mio invito è soprattutto agli operatori che sono nei parchi o che lavorano e che portano i turisti nei parchi a trovare il modo di entrare in contatto con i parchi, perché questo aiuta enormemente un dialogo, un lavoro spettacolo. Ovviamente poi quello che può succedere è che alcuni parchi non sono sufficientemente organizzati, non hanno magari del personale addetto al turismo, questo è molto possibile, però insomma fare un maggiore sforzo in questo senso secondo me è molto importante, soprattutto quei parchi che hanno la carta, quello e fa parte proprio della loro scelta. E poi mi fa moltissimo piacere l'88% di persone che ritengono che sia importante per la collaborazione, anche perché all'interno della collaborazione si ottiene il resto, si ottiene quindi la promozione, si ottiene il rapporto, un supporto logistico, e quanto al discorso dei finanziamenti, ovviamente questo va visto di volta in volta, eccetera, eccetera, ma come dicevo, la creazione di rete aiuta immensamente a creare delle migliori condizioni poi per fare meglio il proprio lavoro e anche guadagnare meglio. Bene, abbiamo la possibilità di comprendere concretamente, conoscendo l'esperienza di un parco che ha vissuto la certificazione dell'Agenda 21, e che quindi avrà possibilità anche di raccontarci le problematiche che vogliamo sviluppare ulteriormente, vale a dire qual è oggi la domanda di turismo naturalistico e la domanda che vede sempre più un numero di persone rilevante chiedere delle esperienze da fare nei territori, rispetto a quello che diceva Stefania, concorrendo anche alla conservazione del territorio, concorrendo alla conservazione della natura. E poi le problematiche relative al miglioramento continuo
che dobbiamo fare nei vari territori rispetto all'offerta turistica, che è tutta probabilmente da creare in una nuova direzione. E allora Gianfranco, a te la parola. Il volume. Grazie. Sì, sì, praticamente in riferimento alle due questioni che tu ponevi, il numero di visitatori e il numero, come dire, di richieste che ci sono per conoscere le aree naturali protette, fare delle esperienze all'interno delle stesse, è in costante aumento nel corso degli anni. Come parco operiamo sul territorio da circa 10 anni e possiamo dire che in questi anni sono aumentati il numero di visitatori, ma sono aumentate anche il numero delle imprese, delle aziende, soprattutto giovanili, che mettono insieme anche tante competenze e sensibilità presenti sul territorio, che offrono servizi legati alla conoscenza e alla fruizione del territorio in maniera sostenibile. In questi anni sono sorte circa 6-7 imprese che erogano servizi, prima non ne esisteva nemmeno una, molte di queste sono anche su base cooperativa, quindi aggregano ragazzi e professionalità, io dico ragazzi perché molti di loro sono giovani, e quindi anche professionalità, dicevo, e competenze di tipo diverse, da naturalisti, biologi, biologi marini, archeologi, storici, laureati in lingue, e che praticamente si sono messi insieme anche per organizzare nuovi servizi per conoscere il territorio. Insieme a questo, comunque, anche altre aziende che rappresentavano delle eccellenze nel settore dell'ospitalità rurale, dell'accoglienza, di un tipo di turismo dolce, si sono aggregate, quindi hanno fatto massa critica anche intorno al parco e hanno visto nel parco un interlocutore insieme al quale potenziare la propria offerta di servizi, ma nello stesso tempo anche conoscere anche altri operatori attraverso il quale fare rete. Per cui si è lavorato in questo modo sia sul potenziamento della domanda, ma anche nello stesso tempo sull'aumento dell'offerta e sulla qualificazione dell'offerta. E quindi il parco ha svolto un po' un ruolo di soggetto facilitatore in questo, un soggetto di aggregatore di soggetti, e quindi anche in relazione ai questionari, al sondaggio che è stato fatto e alle risposte che sono state date, molti conoscono il parco, come dire, come un soggetto che può essere utile nel strutturare, nell'individuare anche nuovi servizi sul territorio in funzione di quella che è la domanda. E che, ma molte volte, come dire, questi servizi, non essendo presenti sul territorio, vanno creati accompagnando le imprese alla strutturare, come dire, un'offerta nuova e innovativa sul territorio. E su questo noi in questi anni ci siamo spesi molto, è stato utile anche il fatto di aver attivato dal 2011, poi noi ci siamo certificati nel 2012, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, perché attraverso gli incontri di forum, come prima ha spiegato Stefania Petrosillo, abbiamo avuto modo di conoscere molti operatori, associazioni, cittadini che intendevano adoperarsi proprio sia per tutelare pezzi di territorio, ma anche per promuovere forme nuove, innovative, possiamo dire, di offrire dei servizi rispetto invece a un turismo convenzionale che ahimè un po' di problemi, come dire, sul territorio li ha generati. Quindi l'idea dell'innovazione è di trovare sempre servizi nuovi che possano aumentare anche la consapevolezza dei visitatori, la consapevolezza anche dei cittadini e dei residenti, perché io dico che sono i turisti più importanti, i residenti, o la gente del posto, che alcune volte non conoscono il territorio in cui vivono, e quindi questa attività va di conoscenza del territorio, di regalare nuovi servizi sul territorio, e anche quella di collegata al fatto di generare una consapevolezza nuova nel territorio in cui si vive, e quindi poter inforcare nuovi occhiali per vedere il territorio in maniera diversa, e va fatta anche con la popolazione residente. E quindi in questi anni noi abbiamo anche
istituito un regolamento per la concessione d'uso del marchio del parco. Sono circa 40 le aziende che hanno il marchio del parco e nello stesso tempo avviato anche la fase di certificazione sia dell'ente parco con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, che poi mette insieme una serie di azioni all'interno di un piano, che è un piano di azioni, o meglio dire un piano di impegni che si prendono sul territorio, sia da parte di soggetti pubblici, sia da parte di tanti operatori privati, nel realizzare ognuno qualcosa che vada in un'unica strategia, in un'unica direzione di sviluppo turistico, dove praticamente ogni azione rappresenta un tassello di un mosaico che insieme all'interno del forum abbiamo condiviso. Noi come primo anno, primo quinquennio di certificazione abbiamo individuato 53 azioni, molte realizzate da privati, altre realizzate dal parco per quello che il parco può fare, però ogni soggetto non ha il dono dell'autosufficienza e quindi serve il concorso, come dire, di una pluralità di soggetti, e siamo andati a verifica, quindi alla fine del quinquennio di impegni, adesso nel 2017, e abbiamo verificato quante di queste 53 azioni che avevamo disegnato 5 anni fa sono state portate a termine. Abbiamo visto che circa l'80% di quello che ci eravamo prefissi, come dire, abbiamo realizzato. Alcune azioni non sono state realizzate perché erano in capo anche ad altri enti che poi non hanno realizzato gli interventi, oppure molti interventi, molte azioni sono state orientate in maniera diversa, perché in 5 anni possono cambiare anche alcuni scenari e quindi abbiamo migliorato o rettificato o reso, come dire, più efficienti alcune azioni. E adesso, come dire, alla fine dei 5 anni, siamo andati, oltre che a verifica, siamo andati a definire il nuovo piano quinquennale, un nuovo piano di azioni per il prossimo quinquennio. E diciamo che a distanza di 5 anni il parterre degli operatori che interagiscono con il parco è aumentato in maniera incredibile, per cui i forum che abbiamo tenuto qui presso gli uffici del GAL, dove noi abbiamo sede, ma anche presso altre strutture private, perché abbiamo fatto molti incontri presso gli operatori privati a casa degli operatori, andando direttamente all'interno di masserie o di sedi di operatori balneari, anche di strutture ricettive, lì abbiamo fatto gli incontri, abbiamo individuato un nuovo piano d'azioni che prevede circa 70 azioni che dovremmo realizzare nei prossimi 5 anni. Azioni che vanno anche molto semplici, concrete, non dobbiamo, come dire, cercare la luna, ma realizzare piccole cose che aiutano, come dire, a realizzare nuovi servizi sul territorio, ma anche a qualificare il territorio, a garantire la pulizia dei sentieri, dei percorsi che si realizzano per conoscere il parco, a una corretta gestione dei centri visita, al monitoraggio dei flussi turistici, alla pulizia anche di tratti di costa, o di aree di sosta presenti lungo i percorsi ciclabili, dove ogni operatore si prende degli impegni ben precisi. Ognuno si prende cura di un pezzo di territorio. Faccio un esempio, per esempio un pastificio certificato con metodi di trasformazione biologica e produce pasta anche da grano bio, e anche da vecchie varietà di grano, nel chiudere la filiera di produzione approvvigionandosi di materie prime, quindi di grano prodotto all'interno del parco, ha sposato un progetto legato alla realizzazione di siti dove poter favorire l'accoglienza delle cicogne durante la loro migrazione, quindi auspicando la nidificazione all'interno del parco di questa specie. Per cui anche piccoli progetti legati alla tutela e alla conservazione della biodiversità possono essere sposati e realizzati da alcuni operatori privati che possono poi anche comunicare nella promozione della propria attività dei progetti etici
che fanno parte, come dire, di progetti di impresa, di comunicazione di impresa. Ma tanti altri esempi, come dire, si possono comunicare relativamente all'adozione del piano di azione realizzato con la Carta Europea. L'ultima cosa è quella invece che il Parco delle Dune Costiere, che ha fondato la sua gestione di territorio attraverso la partecipazione, ha previsto anche la certificazione direttamente degli operatori. Cioè, noi abbiamo fatto anche la fase 2 della Carta Europea del Turismo Sostenibile, sono due, adesso anche tre parchi in Italia che sono certificati con la fase 2, dove direttamente gli operatori possono certificarsi prendendo una serie di impegni con il parco, con il territorio nel quale loro operano e in maniera mutualistica anche con gli altri operatori certificati con la carta, in modo da creare, come dire, nella rete degli operatori quasi un corpo unico di soggetti che operano nella gestione del parco e nello stesso tempo vedere il territorio nel suo complesso come una casa unica dove tanti operatori svolgono la loro impresa e nello stesso tempo considerano il territorio come impresa dove poter, come dire, operare non come dei casi di eccellenza individuale solo all'interno del perimetro della propria azienda, ma sul territorio prendendosene cura, come diceva anche prima Stefania, e come dire, avendo amore per pezzi, porzioni di territorio all'interno del quale la propria impresa opera. Grazie Gianfranco, una prima introduzione. Mentre chiedo a quanti volessero intervenire, fare domande che ci consentono di un ulteriore racconto da parte dei nostri interlocutori, avvio questo sondaggio. Ricordo che chi vuole intervenire aveva chiesto la parola a Santo Ali, può cliccare l'iconcina della manina e quindi chiedere di intervenire. Io darò la parola in ordine di priorità. Ma facciamo questo sondaggio che ci consente di entrare nel vivo del tema di cui vogliamo parlare oggi. Cosa serve nel suo territorio per sviluppare turismo esperienziale in ambito naturalistico? Abbiamo questo sondaggio, vi chiedo di rispondere velocemente. È possibile anche rispondere con più di una delle seguenti soluzioni. Grazie per la collaborazione. Ancora qualche altro secondo. Nel frattempo chiedo a chi di voi vuole intervenire, fare domande, può alzare la manina e rivolgere la domanda all'interlocutore. Ancora qualche secondo, qualcun altro sta ancora pensando. Nel frattempo darò prima la parola a Santo Ali e poi a Luca Signori. Raccoglieremo le domande in modo tale che poi i relatori possano rispondere. Facciamo questo primo giro, chiudiamo il sondaggio, vediamo un po' di condividerne i risultati. Quindi avere maggiore supporto da enti locali e enti di gestione delle aree un 30%, migliorare le competenze professionali degli addetti ai lavori un 13%, fare incontrare persone del sistema turistico locale un 22%, realizzare nuovi prodotti e servizi di maggiore qualità un 26%, migliorare le competenze linguistiche degli operatori un 9%. Sono solo degli spunti che poi potranno consentire ai nostri relatori di fare ulteriori osservazioni. Allora, la parola a Santo. Buonasera Santo, se puoi essere sintetico e può intervenire. Non ha l'audio attivo. Nel frattempo do la parola a Luca Signori. Buonasera Luca. Sì, buonasera. Mi sentite? Domande per i relatori? Io forse ci sono? Sì, sì, ti ascoltiamo. Ah, ok. Santo non... Ali. No, signorelli, ok. Prego. Posso parlare? Posso parlare? Sì, certo. Ah, ok. No, niente, io volevo sapere se le slide alla fine venivano inviate perché mi ero perso un passaggio che veniva detto, cioè che era stato detto prima
prima da Stefania sui vantaggi per le aziende e vantaggi per gli operatori, solo che mi mancava la parte prima e quindi volevo capire per avere una. Sì, le slide Ok. le inviamo. Se magari vuoi brevemente fare una domanda specifica o rispetto a qual è il tuo lavoro e il tuo interesse rispetto al tema, per Allora, io mi interagire. occupo, sì, io mi occupo di digital marketing e volevo, appunto, anche nel settore, cioè, sto cercando di approcciarmi al settore turistico. E no, volevo comunque capire un attimino com'era possibile riuscire a far coordinare, sia gli enti locali sia quelli territoriali, per appunto promuovere il turismo locale, perché poi, come ben sapete, è molto difficile riuscire a portare queste, insomma, tematiche nel locale. Quindi volevo capire un attimino quali erano i driver più importanti, le leve più importanti per fare breccia, diciamo così, nei vari operatori e con, insomma, i soggetti con i quali bisogna Molto relazionarsi. chiaro, grazie Luca. Giro la domanda ai nostri interlocutori. Santo, se hai il microfono attivo, quindi puoi intervenire. Sì, mi sentite? Penso di avere il microfono attivo adesso. Molto bene, prego. Bene, Santo da Catania, ho una struttura ricettiva e sono stato colpito dai due relatori, insomma, e prevalentemente dal binomio conservazione e turismo. Per conservazione della natura, quindi la domanda va un po' fuori dalla parte naturale, perché noi intendiamo nella nostra filosofia di ospitalità la conservazione anche di quella che è la tradizione, quindi quello che diceva il secondo relatore con il locale, il primo turista in pratica. Quindi quasi un non più turismo inteso come passo 2 settimane, una settimana faccio di vacanza per rilassarmi o altro, ma come viaggio della vita che è fatto da millennials e persone che oggi comunque sono pensionati, ma che hanno comunque una capacità fisica ancora molto buona. Dico, può essere pensato uno strumento come la carta per certificare strutture ricettive che in ambito di co-living, bed and breakfast, come sono veramente intesi, ostelli con finalità sociale, possono essere effettivamente abitati sia da locali che da viaggiatori di lungo termine che da viaggiatori di breve termine, per la diffusione proprio di concreta di questa cultura del viaggio e nel rispetto della tradizione e della sostenibilità della natura? Domanda. Molto grazie Santo. Grazie. Mentre do la parola a Fabio Casano, ricordo che ovviamente noi parliamo di escursionisti che sono gente del luogo, gente che arriva da territori limitrofi che non pernottano. Quando poi parliamo di turisti, parliamo di coloro che per almeno una notte sono nel nostro territorio per la fruizione dei nostri patrimoni naturalistici nel nostro caso. E quindi qui si tratta di potenziare questa fascia di turisti e far sì che possano ovviamente soggiornare, come interesse di tutti quanti, sia degli operatori privati che del territorio, i più giorni possibili e fruiscano del massimo delle risorse, ovviamente sia di quelle naturali sia della tradizione, come noi diciamo, facendo i viaggiatori e quindi essendo persone del posto che con gli abitanti del territorio hanno la possibilità di scoprire tradizioni, culture, realtà diverse dalle loro. Fabio Cassano, prego, alla parola. Sì, io semplicemente ero attenzionato, diciamo, a quello che è un po' il mio lavoro, ovvero tour operator incoming su una destinazione che è un parco nazionale, come dicevo, quindi Isola di Pantelleria. Stefania Petrosillo parlava della terza fase della carta dei diritti, che era dedicata appunto agli operatori che effettuavano incoming su questi territori. La mia curiosità era capire dalla sua esperienza che tipo di consiglio poteva dare appunto agli operatori che vogliono attenzionare una proposta turistica legata al proprio territorio e quindi nel nostro caso al Parco Nazionale. Molte grazie Fabio. E allora, se non c'è nessun altro, direi per chi vuole incominciare, Stefania o Gianfranco, di rispondere a queste tre utilissime domande. Come vuoi, o io o Gianfranco, come preferite. Vado. Allora, non so se riuscite a vedermi perché io ogni tanto mi perdo il video. Mi sentite comunque? Sì, Ecco. molto bene. Ecco, ci Eccolo, vi sei. vedo anche dunque. Allora, per quanto riguarda la prima richiesta, sì, ovviamente le slide saranno a disposizione. I vantaggi, quelli indicati, sono generici. Per
Poi ogni territorio ha la sua storia, la sua realtà, quindi i vantaggi vanno un po' cercati insieme ai parchi e agli altri colleghi sul territorio per capire insieme che cosa possiamo ottenere da questo processo partecipato, da questo lavorare insieme. Quindi sono quelli che trovate nella mia presentazione, sono ovviamente delle indicazioni generali. Come si fa il coordinamento tra i vari enti è la grande sfida, è proprio il cuore della carta, è capire come facciamo a mettere tante teste insieme, tanti interessi insieme. Ahimè, la situazione in Italia è particolarmente interessante per quanto riguarda la difficoltà di mettere intorno al tavolo gli enti pubblici, che è una realtà molto diversa. Per esempio, in Francia la CES è fatta soprattutto da enti pubblici, soprattutto per quanto riguarda la prima parte. Quindi è proprio una questione anche molto culturale. Effettivamente, da noi in Italia, riuscire a far sì che gli enti pubblici si siedano insieme e facciano anche una pianificazione sul lungo periodo è una sfida, ma d'altra parte, come sappiamo, è assolutamente necessario, quindi è un lavoro da fare tutti insieme, il parco come primo, ma anche un po' i privati che spingano i loro referenti pubblici a partecipare, a impegnarsi soprattutto. Un commento sul discorso della tradizione, l'attenzione ai locali. Bellissimo, mi piace moltissimo l'idea del il viaggio della vita sul proprio territorio, mi piace, la adotto questa idea. E, è vero quello che si diceva, cioè che il turismo è una cosa, i visitatori sono un'altra, insomma, qui entriamo un po' nel discorso tecnico, però è vero che la carta riguarda assolutamente anche i visitatori locali, perché stiamo parlando di fruibilità del territorio. Quindi la persona che mi sembra si chiamasse Fabio, che ha fatto questa domanda, è assolutamente pertinente, quindi le sue attività possono assolutamente devono rientrare in questo discorso che stiamo facendo. E ricordo anche che questo è l'anno europeo della cultura. E Europark è impegnata proprio a valorizzare durante questo anno il rapporto tra cultura e natura. E a questo proposito ricordo anche che a maggio, il 24 maggio, è la giornata europea dei parchi e in quella settimana in tutta Europa ogni parco può organizzare delle iniziative legate in qualche maniera a questo tema, quindi cultura e natura. Quindi a questo punto vi invito, se siete degli operatori che lavorano con i parchi e che sono legati a questo tema che proponeva Sandro, assolutamente di attivarvi perché all'interno di questa grande iniziativa che è la Giornata Europea dei Parchi, annuale, quest'anno sicuramente potete dare il vostro contributo. Fabio del Parco di Pantelleria, dunque. La fase 2 e la fase 3 dipendono dalla fase 1, cioè il parco deve aver fatto già la prima fase per poter attivare in maniera ufficiale con Europark la fase 2 e la fase 3. In questo caso il parco di Pantelleria non l'ho ancora fatto, però nulla osta a che invece questo stimolo gli venga proprio dagli operatori, come per esempio quello di Fabio. Però, diciamo, la carta è uno strumento, si può anche benissimo non utilizzare la carta, ma comunque creare le condizioni per lavorare meglio insieme. Diciamo che, e qui concludo perché mi segnalano che probabilmente devo passare la parola, che quello che noi chiediamo, la carta chiede agli operatori turistici, ai tour operator che fanno l'incoming, è di utilizzare i servizi offerti dagli operatori turistici locali che operano in maniera sostenibile, quindi di fare proprio un partenariato, una scelta accurata anche dei loro partner sul campo. Grazie Stefania, sempre ritorno il concetto su cui da anni cerchiamo di lavorare nel far capire a tanti altri come noi che insieme possiamo fare quello che da soli non riusciremmo a fare, e quindi questa azione di bottom up, di andare a parlare, a interagire, ad ascoltare realtà diverse dalle nostre per mettersi insieme diventa la
la prima fase di un'azione di sviluppo locale che poi può portare dei frutti e anche dei prodotti, tra virgolette, vendibili ai turisti, ai viaggiatori. Alcune considerazioni di Gianfranco, noi abbiamo ancora qualche altro minuto, se c'è qualche altra domanda, prego di segnalarla alzando la manina, così da poter darvi la parola, però nel frattempo a Gianfranco la risposta all'interazione con le domande dei nostri interlocutori. Sì, diciamo che i punti trattati sono stati quelli legati alle domande che sono state fatte, legati al coordinamento con gli enti pubblici e i parchi, praticamente nella loro attività di gestione quotidiana del territorio, hanno la necessità di doversi coordinare con gli enti pubblici, sia nella gestione delle spiagge, dei litorali, della manutenzione e corretta gestione della sentieristica. E certo, come dire, è più difficile per un soggetto privato dover svolgere questo ruolo, però i parchi rispetto ad altri enti pubblici, rispetto ai comuni o alle province, alle regioni, già sono dei presidi attivi e propositivi sul territorio. Quindi svolgere per tanti privati un'attività di affiancamento o delle azioni di offerte turistiche in affiancamento con i parchi agevola il fatto di sentirsi soggetti, come dire, più attivi nella relazione con gli altri soggetti pubblici, perché il parco un po' fa, possiamo dire, da facilitatore tra altri enti locali e un'offerta turistica sostenibile che viene proposta a livello territoriale. L'altro aspetto è quello legato un po' nelle domande fatte, non solo alla pura conservazione dei valori naturalistici di un territorio, ma la legge quadro sui parchi e tutte le leggi poi regionali parlano anche di tutela dei valori storico-culturali, antropologici, del paesaggio agrario, così come è stato trasformato nei secoli. Anche a farla apposta, noi ci troviamo in una zona occupata da uliveti monumentali con piante anche di 2000-2500 anni, frantoi ipogei, masserie storiche, per cui tutto questo patrimonio fa parte, possiamo dire, di un'offerta integrata tra cultura e natura. E tutte le attività che noi facciamo sono attività di tipo esperienziale, dove il rapporto con il contadino, con l'agricoltore, col titolare del frantoio ipogeo, della masseria, di un certo tipo di ospitalità, sono fondamentali per far conoscere natura e cultura. Anzi, non sappiamo nemmeno quale sia il limite di confine tra natura e cultura, come alcune volte impongono di separare e di tenere ben distinti ciò che è un valore culturale e ciò che invece ha un valore naturale, di interesse naturalistico. Basti pensare a lame o fiumi fossili dove sono scrigni di naturalità, ma sono pieni di insediamenti rupestri che risalgono, come dire, a millenni di anni fa, ancora di più possiamo vedere come sono fortemente intrecciate queste due componenti. Per quanto riguarda invece le offerte, noi abbiamo anche come parco organizzato una serie di pacchetti che integrano le varie offerte legate all'accoglienza, all'ospitalità, i servizi, i trasporti sostenibili con tutte le modalità possibili e immaginabili, treno più bici o anche utilizzando le auto elettriche, per cui diventa fondamentale anche la modalità con la quale ci si sposta nel parco, oltre che l'integrazione con un tipo di accoglienza all'interno di masserie o strutture rurali che offrono alcuni tipi di servizi. Per cui questi pacchetti, certo, sono offerti per un turismo innanzitutto destagionalizzato, perché una delle cose che impone anche e che vuole la carta è soprattutto quella di destagionalizzare e quindi offrire dei servizi che possono andare, che possono essere proposti in altri periodi dell'anno. Anzi, noi come parco abbiamo preso proprio l'impegno all'interno della Carta Europea del Turismo Sostenibile di non fare eventi estivi. Siamo un parco che viene delle dune costiere, ma non proponiamo il mare, proprio soprattutto durante i periodi, come dire, di alta stagione o dove il mare, come dire, già viene affollato di per sé. Ma pur essendo un parco costiero, proponiamo iniziative tutto l'anno, il resto dell'anno, tranne che l'estate, e soprattutto nella valorizzazione delle aree interne che sono piene
ricche, come dire, di elementi legati alla tradizione, alla cultura di un territorio millenario come questo, ma così come lo possiamo trovare in tante altre parti d'Italia. Grazie Gianfranco. Io chiedo scusa a quanti hanno chiesto di poter intervenire, abbiamo già sforato di circa 10 minuti, è giusto il tempo per ringraziare Stefania e Gianfranco, per ribadire come il tema dello sviluppo di attività relazionali con gli interlocutori, innanzitutto istituzionali, parchi, enti parco e enti aree naturali, è un qualcosa da praticare, così come da praticare l'interazione di quanti vogliono far vivere i luoghi della natura, rendendo gli abitanti del territorio con le loro competenze, con le loro passioni, protagonisti. Siamo all'anno zero, forse, soprattutto in alcune parti d'Italia, ma se è forte questa esigenza, possiamo veramente fare delle belle cose insieme. E allora un augurio di buona primavera, di buona Pasqua. Ricordo che a tutti i partecipanti saranno girate le slide e alcuni materiali utili anche su agenda, sull'agenda e su quanto si sta facendo in termini di turismo della natura, di turismo naturalistico. Il ricordo che il nostro prossimo webinar è il 19 aprile su un tema che forse abbiamo molto interessante e che in un qualche modo anche riguarda la fruizione della natura, vale a dire avviare una struttura ricettiva extra alberghiera imprenditoriale, una sfida entusiasmante per l'incoming del tuo territorio. Molto spesso sappiamo come c'è fame di luoghi adeguati alla sostenibilità che il turista oggi richiede, adeguati a vivere alcuni giorni, alcune settimane nei territori che si vogliono scoprire. Lo faremo con due interlocutrici che hanno scritto anche recentemente un libro per l'Angeli, quindi vi aspetto tutti, è possibile iscriversi nella nostra home page. È il 19 aprile e comunque il piacere di rimanere in contatto con i nostri interlocutori e con voi tutti. Grazie e arrivederci, buona serata. Grazie a tutti, buona Pasqua. Arrivederci. Ciao.